Buonasera a tutti. Ho deciso di fare questo video in un format diverso rispetto a quelli che eravate abituati a vedere per cercare di fare un riepilogo, e così sarà da adesso alle prossime settimane, di tutte quelle attività che si svolgono durante la settimana. È una soluzione, un format diverso che vi proponiamo per cercare di fare un punto della situazione, di tutte le novità, di tutti gli aggiornamenti e di quello che accadrà nei prossimi giorni. Quindi parto con molto rapidamente di quello che è successo questa settimana. Alcuni nostri concittadini hanno riattivato, come era già avvenuto a marzo-aprile, il servizio Una Voce Informatica Amica. È un servizio rivolto a tutte quelle famiglie che, a causa della didattica a distanza, hanno delle difficoltà o riscontrano delle difficoltà nella gestione della parte informatica. È un servizio volontario. Sul sito www.trinoonline.it potete trovare tutte le informazioni e le modalità di contatto. Un'altra novità di questa settimana è quello che riguarda la proroga del servizio di raccolta rifiuti della frazione verde. Abbiamo prorogato, d'accordo con Atena, l'azienda che si occupa della raccolta rifiuti, il servizio anche per le giornate di martedì 17 e martedì 24 novembre. Come sapete, questa settimana vi abbiamo anche comunicato la chiusura viabile del Ponte del Po. Era partito il cantiere da parte della provincia di Vercelli nelle settimane scorse e la chiusura della viabilità per circa 30 giorni era già prevista per il mese di giugno. Viste le misure restrittive adesso, d'accordo col comune di Trino, il comune di Camino e le attività, abbiamo condiviso di anticipare questa attività in questo periodo per arrecare minor danno possibile a chi si muove e chi si deve muovere, soprattutto le attività commerciali. Quindi la chiusura al traffico è disposta dal 12 novembre fino al 23 di dicembre. Una notizia importante che ha riguardato la nostra città è quella del finanziamento 9,8 milioni di euro per la realizzazione dello scolmatore di Trino. In questi giorni l'assessore Mocca con il consigliere regionale Angelo Dago e i nostri uffici comunali si sono subito messi al lavoro, coinvolgeremo Ovessesia, la regione Piemonte, sarò presente anche personalmente, a mettere giù tutte quelle attività e quel cronoprogramma utile e necessario per far sì che quest'opera, finalmente finanziata, venga realizzata nel miglior tempo possibile. Con la realizzazione di quest'opera il nostro territorio sarà finalmente più sicuro. Manca ancora un tassello, quello dell'allungamento del Ponte del Po con le nuove arcate e il consolidamento della collina sotto Rocca delle Donne. Stiamo lavorando anche a questo e nelle prossime settimane vi daremo aggiornamento. Ringrazio Novacop, i suoi soci, per la riattivazione di un servizio, il progetto Dona la Spesa. Presso il punto vendita di Trino, quindi, è stato attivato questo progetto dove sarà possibile recarsi per sostenere quelle famiglie che si trovano in difficoltà anche a causa dell'emergenza Covid che stiamo vivendo. La spesa che verrà fatta a chi aderirà a questo progetto verrà devoluta con il coinvolgimento della Caritas a tutte quelle famiglie che si trovano in difficoltà. L'ASL di Alessandria ha riattivato anche il numero di emergenza Covid per supporto psicologico, un 366 430 9876. È un servizio molto utile, soprattutto in questo momento, per tutte quelle persone che magari si sentono un po' sole o che hanno bisogno, si trovano in difficoltà nell'affrontare l'emergenza, possono chiamare questo numero gratuitamente. Nella settimana il Presidente del Consiglio Comunale, Marco La Loggia, ha consegnato un mazzo di fiori al Maresciallo dei Carabinieri della stazione di Trino per commemorare il 12 novembre la ricorrenza della strage di Nassiriya. Non è stato possibile svolgere una cerimonia in questo momento, le limitazioni del Covid non ce lo permettono, ma il Presidente del Consiglio ha voluto, a nome di tutta la cittadinanza, omaggiare la stazione dei Carabinieri per tutto il lavoro che svolgono quotidianamente sfruttando anche questa ricorrenza. Il Vescovo, il Monsignor Marco Arnolfo, ha comunicato le nuove disposizioni per quello che riguarda sul territorio della nostra provincia le limitazioni alla partecipazione ai riti esequiali. Quindi a partire da domani e fino a fine emergenza, quindi fino a quando ci saranno queste disposizioni, ai rosari la partecipazione è consentita a un numero massimo di 15 persone, mentre alle messe esequiali, funerali, un massimo di 30 persone.
Prima del riepilogo della situazione del contagio, ci tengo a elencarvi la quantità di cantieri che nella nostra città in questo momento sono attivi. Oltre a quelle alle attività che le aziende di sottoservizi, Due Rete Gas e Atena stanno facendo, ovvero quello di miglioramento della nostra rete idrica e della rete gas con relative asfaltature, con la scarificazione dell'asfalto e le asfaltature, sono partiti nelle settimane scorse il progetto del percorso ciclabili sicuri che vede la riqualificazione del rione della Cappelletta dal passaggio a livello fino al ponte del Po con il collegamento alla ciclovia Vento. È partito in fase di realizzazione il nuovo parcheggio di via Montegrappa, dove c'è l'ex Ovesticino, è il primo tassello della riqualificazione di tutta quell'area che vedrà, stiamo lavorando ai progetti, la riqualificazione anche della palazzina e di tutta l'area retrostante. Ha preso il via anche il cantiere di Robella, le ex scuole, con una riqualificazione di tutta la parte interna, questo è quello che prevede il primo lotto, quello che è in fase di attuazione. Nell'anno prossimo finanzieremo anche il rifacimento estetico anche di tutta la parte esterna. Proprio ieri, anzi due giorni fa, ha preso il via anche il cantiere che vede la riqualificazione delle coperture, dei tetti, del Palazzo Comunale e del Teatro Civico. In questi mesi abbiamo riscontrato numerose infiltrazioni, quindi su questo interveniamo. A breve interverremo anche su quelle coperture di quei palazzi comunali di edilizia popolare che hanno subito, soprattutto con le ultime intemperie, anche degli eventi. Su questo l'assessore Borgia sta lavorando insieme all'ufficio tecnico. Prosegue il cantiere del CERD, quindi della riqualificazione del nostro centro di raccolta rifiuti, e a breve, vedete già l'area cintata, partiranno anche i lavori di riqualificazione della nuova sede della Protezione Civile presso i magazzini comunali, proprio a fianco del nuovo castello di manovra. È un cantiere che si è svolto nel corso di quest'anno, avremmo voluto inaugurarlo con gli amici Vigili del Fuoco proprio poco prima che avvenisse le chiusure che ci hanno riguardato in questo periodo, non è stato possibile farlo, lo faremo prossimamente. Gli ultimi aggiornamenti che riguardano i cantieri sono il relamping, quindi l'efficientamento energetico di tutto il Palazzo Comunale con la sostituzione di tutta l'impiantistica di illuminazione. Questo ci permetterà l'anno prossimo di avere notevoli risparmi sui consumi, spesa corrente, spesa dei cittadini, quindi che andremo a risparmiare e sono soldi che potremo mettere a disposizione per altre iniziative. E a breve partirà anche il progetto di ampliamento con la realizzazione di nuovi loculi sia del cimitero di Robella che del cimitero del capoluogo di Trino. Stiamo lavorando con l'assessore Gualino e un partner privato anche alla sistemazione e alla riqualificazione di tutte le coperture di tutti i loculari del cimitero di proprietà ovviamente del comune. Chiudo con la situazione del contagio. Siamo a oggi, registriamo 78 casi positivi attualmente sul nostro territorio. Di questi 78 casi, 43 riguardano la nostra RSA. Due soggetti si trovano ospedalizzati, uno presso l'ospedale di Casale in reparto, quindi non in una situazione grave, mentre un soggetto si trova presso una struttura di riabilitazione post ricovero, quindi è già in fase di miglioramento. Quindi su 78 casi, come vi ho detto, 43 riguardano la casa di riposo, gli altri riguardano il territorio. Quindi il dato sul territorio è molto confortante perché dei 37 positivi abbiamo solo un soggetto attualmente ricoverato presso l'ospedale di Casale, è in una situazione stabile, sta abbastanza bene, sono costantemente in contatto con la famiglia. Quindi seppur vero che la situazione sul territorio è molto tranquilla, invito comunque tutti a rispettare, anzi a maggior ragione, a rispettare rigorosamente le regole, muoversi il meno possibile, muoversi solo quando è strettamente necessario. Per quanto riguarda la casa di riposo, vi posso garantire che in questo momento si sta facendo il possibile. Ringrazio tutto il personale, dal direttore alla direttrice, il dottor Croce, soprattutto le OSS e le infermiere che fanno turni estenuanti perché il personale ormai è ridotto all'osso. Ci avviamo però nella prossima settimana a una fase che è quella dei tamponi di controllo e quindi la situazione sta andando verso un miglioramento, quindi sarò tempestivo nel darvi comunicazione non appena queste cose miglioreranno. Avvieremo proprio ieri col presidente Chiocchetti e l'assessore Borgia un progetto di telemedicina che permetterà ai medici di famiglia di poter seguire a distanza ma dal vivo i nostri cari presso la casa di riposo, che
gli attualmente positivi, questi 43 soggetti, vi posso dire che stanno tutti abbastanza bene, hanno un buono stato di salute, ovviamente legato alle patologie e all'età che hanno, però per quello che riguarda le questioni legate al Covid stanno tutti bene. Dall'inizio, fin da metà ottobre a oggi, da quando abbiamo registrato le prime positività, abbiamo registrato però 3 decessi di soggetti positivi, quindi di soggetti che avevano contratto il Covid. Sono 3 soggetti per i quali io non sono un medico e non mi permetterò mai di dire che sia stato o non sia stato il Covid a causarne la morte. Ciò non toglie che comunque il nostro cordoglio e il nostro abbraccio va alle famiglie di questi tre nostri concittadini che purtroppo non sono qui con noi e che avevano contratto questa brutta bestia con la quale combattiamo quotidianamente e con la quale cerchiamo di fare i conti tutti quanti nel miglior modo possibile. Ribadisco che ci sono misure, dobbiamo rispettarle, è possibile muoversi solo per determinate esigenze, sono quelle lavorative, quelle legate alla salute, assistenza a familiari che ne hanno la necessità. Ci sono tante attività a Trino aperte, non bisogna spostarsi da Trino e quindi quando usciamo e vogliamo fare degli acquisti facciamolo nella nostra città, sosteniamo il nostro commercio, abbiamo bisogno di stare uniti e di lavorare tutti assieme. Ci vediamo quindi la prossima settimana con i prossimi aggiornamenti.